A 100 anni dall'inizio della Grande Guerra, Beaumont si pone la domanda perché la guerra e lo fa attraverso 4 intellettuali di livello nazionale in altrettanti mercoledì a Tolentino fra marzo e aprile. È questo il primo avvenimento della cornice Beaumont, la biennale tutto l'anno, voluta dall'amministrazione comunale di Tolentino e dal direttore artistico Evio Ermas Ercoli. Ogni settimana cerchiamo di avvicinarci alla domanda di fondo. La domanda che in qualche maniera dà il titolo all'interrogativo che abbiamo posto per questo mese, perché poi non solo marzo ma anche aprile, della cultura della biennale che in questa veste di Beaumont propone, se volete, quel mondo ancora tutto da spiegare e da indagare della grande tragedia del 14 che nessuno sospettava, nessuno aveva in qualche modo previsto. Quindi perché è successo, per quale motivo, come mai la ragione sia poi stata sbaragliata dalla tragedia, dalla morte e in questa vicenda storica che ruolo ha avuto la cultura, gli intellettuali e quindi anche la satira, l'umorismo, la critica. Un anno in cui celebreremo, nell'anno in cui non c'è il concorso della Biennale, la Prima Guerra Mondiale e parleremo appunto tramite sempre dei personaggi importanti della cultura italiana di questo, di cosa ha significato. Il tema è Warum war in tedesco e che cosa, qual è la ragione della guerra, quindi ecco l'importanza di capire qual è la ragione della guerra tramite, come al solito, lo stile dell'umorismo. Si comincia mercoledì 12 marzo alle 17 nell'auditorium della Biblioteca Filelfica con un'inedita conferenza di Marcello Veneziani, polemista e filosofo italiano. Seguiranno Marco Severini il 19, Giordano Bruno Guerri il 26 marzo e il 9 aprile al Multiplex Giometti per le scuole ci sarà la proiezione del capolavoro di Monicelli, La Grande Guerra.